È proprio il caso di dirlo, l'inizio della fine. Benvenute mie ombre in un nuovo episodio su Minecraft Dungeons DLC Echoing Void. Perché ho parlato dell'inizio della fine? Molto semplice, perché questo DLC terminerà definitivamente il ciclo narrativo che è iniziato con il gioco base di Minecraft Dungeons e che poi è proseguito in tutti gli altri DLC, compreso questo quindi, che è il sesto, e che riguardano la sfera del predominio, quindi a partire dalla corruzione dell'arciabitore fino ad arrivare alla distruzione della sfera del predominio e poi al successivo sparpagliamento delle schegge. Insomma, tutta questa parte qui finirà con Echoing Void. Ma tranquilli, perché per tutti gli amanti di Minecraft Dungeons non sarà l'ultimo contenuto su questo gioco, anzi hanno fatto già sapere che ce ne saranno tanti altri nuovi contenuti che però non riguarderanno appunto la sfera del predominio. Ci siamo! Avete visto all'inizio del video il filmato introduttivo di questo ultimo DLC, di questa prima parte narrativa, e che in realtà è partito mentre stavo cercando la nuova zona nella mappa, poi dal gioco lo vedremo, ma che ho preferito mettervi all'inizio per rendere tutto un pochettino più suggestivo e credo che ci stesse meglio all'inizio. Allora ragazzi, parto dal menu perché vi voglio far vedere i contenuti di questo nuovo DLC, quindi tutti, a partire dalle skin. Vi faccio vedere che hanno inserito queste due skin qua. Io terrò questa, purtroppo adesso non si vede granché in quanto il mio personaggio è bello bardato, come si dice, e quindi un po' coperto, insomma, però direi che questa ci calza a pennello, tra l'altro ci sta benissimo, è viola. Perfetto, possiamo entrare. Allora, selezioniamo, avvia partita. Prima di iniziare con la nostra guida, perché sì, questo DLC stranamente partirà con una guida, ma non perché l'ho deciso io, non perché l'ho voluto io, ma perché ce lo impone il gioco stesso, in quanto non è possibile sostanzialmente usufruire dei nuovi contenuti senza prima aver ottenuto questi occhi, almeno da quello che ho capito. Comunque dopo vi spiegherò meglio. Intanto vi voglio dare alcune informazioni veloci sul DLC Echoing Void, ovvero la prima: è incluso nel Season Pass che comprende i 4 DLC, quindi questo più i precedenti 3. Per cui se avete già il Season Pass potete scaricare questo Echoing Void gratuitamente, semplicemente aggiornando il gioco. Per tutti gli altri che non hanno il Season Pass possono acquistarlo singolarmente, non mi ricordo il prezzo, forse 4,90 o giù di lì. Mentre se volete dei pacchetti completi, sono usciti proprio oggi, ce n'è uno che si chiama Ultimate Edition, che include gioco base più tutti i DLC usciti, quindi ottimo per i nuovi giocatori che magari sono appassionati da poco al gioco, hanno visto qualche video e lo vogliono acquistare, così vi metterete in pari con tutti i contenuti usciti fino a questo momento. Oppure ce ne sono altri, esempio uno che non include il gioco base ma include tutti i DLC, quindi insomma vedete voi, di sicuro in quel modo lì, se sapete già di voler prendere tutto quello che è uscito sul gioco, risparmierete qualcosina. Poi, per quanto riguarda i contenuti di Echoing Void, cosa abbiamo di nuovo a parte le due skin che vi ho fatto vedere? Nuovi dungeon, poi vedremo se ci sarà la necessità di portarvi altre guide, quindi dungeon segreti eccetera. Onestamente non lo so, lo scopriremo insieme. Poi abbiamo nuove armi, nuovi equipaggiamenti, nuovi incantamenti, nuovi nemici, insomma tutto quello che ci si aspetta da un nuovo DLC. In più, vabbè, la cosa più inutile del pianeta, ma ve la farò vedere lo stesso, un nuovo animaletto domestico, Endermite, spero si pronunci così. Comunque, questo esserino qui, che tra l'altro troveremo anche come nemico all'interno dei nuovi dungeon, perché sono ambientati, ma più che l'ambientazione in realtà si parla proprio degli Enderman, quindi sì, sono direi in tema questi esserini. Allora, poi oltre a questo è uscito un contenuto gratuito per tutti quanti, adesso ve lo faccio vedere subito, quindi indipendentemente da Season Pass, Echoing Void, sì, no, eccetera, abbiamo questo qua, il guanto d'arme della burrasca, che in pratica possiamo definirlo un nuovo dungeon, in fin dei conti è un labirinto con delle prove particolari. Anche qui non so entrare nel dettaglio perché poi lo proverò insieme a voi per la prima volta nei prossimi giorni. Comunque questo è gratuito per tutti. Dovrebbero esserci delle ricompense esclusive di questa sfida, tra cui alcuni oggetti disponibili soltanto nel DLC Howling Peaks. Quindi per chi non ha il DLC Howling Peaks potrà comunque ottenere delle armi provenienti da quel DLC. Armi o equipaggiamenti, quello che sarà. Poi invece
Echoing Void, guardate cosa abbiamo. Due zone. Una è questa, che però come vedete è per il momento bloccata perché bisognerà riportare gli occhi di Ender nella roccaforte. Ecco perché vi voglio portare la guida e vi devo portare la guida perché non posso fare altro. Io credevo di giocarmi subito alla roccaforte, ma qui in realtà è solamente un luogo in cui dovrete riportare gli occhi. Cioè, in pratica vi fanno, sì, per illustrare un po' la zona, eccetera, ma ci sono cancelli chiusi e soprattutto c'è il portale per l'End. Portale, l'ho detto bene. Portale per l'End che è bloccato anche quello lì perché servono gli occhi. Quindi, ragazzi, andiamo a prendere gli occhi. Vi farò vedere dove trovarli. Purtroppo questo video, sì, è uscito un po' in ritardo oggi, ma onestamente credevo di iniziare subito a fare il primo dungeon, come sempre, invece c'è la guida che porta via decisamente più tempo. Allora, dove sono questi occhi? Sono segnati, come vedete, sopra i vari livelli. Ce ne sono quindi chiaramente 6. Dovrebbero essere così per tutti, quindi da quel punto di vista lì non ci sono problemi. Anche la zona di ritrovamento dovrebbe essere la stessa. Io metto sempre dovrebbe, quindi il condizionale, perché non ne sono sicurissimo al 100%, ma diciamo al 90% dovreste trovarli nell'esatto punto in cui vi farò vedere io. Quindi, iniziamo dal primo, foresta dei creeper. Potete abbassare la difficoltà, credo anche cambiare proprio da qua, quindi mettendo normale. Anzi, proviamo, vediamo. Gli occhi ci sono sempre, quindi potete abbassarla tutta per eventualmente prendere più velocemente questi occhi, senza assolutamente alcun problema. Io rimarrò ad Apocalisse, ma tirerò giù tutta la difficoltà. Ok, entriamo nella foresta di creeper. Vediamo un po' dove è nascosto l'occhio. Ora, visto che in questo caso l'occhio si troverà, direi, piuttosto vicino, comunque l'ingresso per questo luogo nuovo è vicino all'inizio della mappa, vi lascio tutto, ma nei prossimi livelli, nel caso ci sarà da camminare di più, insomma, vi taglierò e vi lascerò solamente il punto in cui potrete trovare l'occhio. Comunque vi farò vedere giusto la strada principale e i luoghi di maggiore interesse, ok? Perché altrimenti sono 6 dungeon, lasciarveli tutti per intero mi sembra inutile. Allora, il primissimo occhio dovrebbe trovarsi di qua. Dico dovrebbe perché lo devo prendere anch'io, ragazzi, quindi spero di trovarlo qua. Allora, è proprio all'inizio della mappa, come vedete, quando ancora avete attivato, avete attiva la missione Libera l'Abitante, vi basterà andare qua sulla destra, o perlomeno a nord-est, se non altro. Eccoci qua, vi faccio vedere anche la mappa qui. E proseguire, fate una bella capriola e andate avanti. Allora, in questa zona qua ci sono, e lo dico per chi sta giocando ad una difficoltà alta, molti capitani di incursione, quindi state attenti, insomma, perché sono belli tosti. Tra l'altro, questa è una cosa che ancora non sapevo, non so se è stata fissata con quest'ultimo aggiornamento o già da un po' magari, hanno nerfato la Dynamo, purtroppo. Quindi la mia build, che era basata su quella, adesso è un po', come dire, rovinata, tra virgolette. Farò sempre un sacco di danni con la Dynamo, quindi potrei tranquillamente one-shottare il capitano dell'incursione. Adesso ve lo mostro, anzi. Eccolo lì. Il problema è, vedete che non rimane più la Dynamo, cioè si azzera, ritorna a zero dopo aver colpito il nemico, anche dopo aver attivato la freccia del tormento. Vi ricordate che prima, attivando la freccia del tormento e lasciando la Dynamo, rimaneva lo stack a 20, quindi era un po' come avere sempre Dynamo a 20 gratis. Quindi spammavi quella e distruggevi chiunque. Adesso invece anche con le frecce del tormento purtroppo si riazzererà. Quindi questo significa che, ok, faremo comunque tanti danni, ma saranno limitati, cioè bisognerà comunque rifarsi le 20 capriole per arrivare, se non altro, a 20. Poi non c'è bisogno di arrivare a 20 per far fuori i nemici, comunque, per dire. Allora, questa qui è una zona completamente nuova, che io ricordi non c'era all'inizio, ed è, suppongo, stata creata proprio per nascondere l'occhio. Allora, qui ve lo sto lasciando questo pezzo perché è inedito. Quello che intendevo prima era tagliarvi la parte, la strada iniziale, ecco.
In questo caso era molto molto veloce, quindi ho lasciato tutto. Allora, un po' di nemici, ma la difficoltà è bassissima, quindi in questo caso li esplodo, ma va bene. Per fare prima, ragazzi, vi conviene abbassare la difficoltà. Sinceramente non vedo perché no. Allora, non ho più pallida idea di quanto sia lungo questo pezzo qui, quindi lo scopriremo anche in questo caso insieme. Allora, di là no, ok. Continuiamo a proseguire. Posso togliere anche la mappa in realtà, perché qui mi sembra ci sia solamente una strada. Questi qua un po' anche implodono semplicemente colpendomi, perché ho le spine, quindi ok. Allora, mappa, perfetto, c'è solo questa via, ottimo. Mi piace questa cosa che hanno variato zone che già conoscevamo. Sì, vabbè, questo anche se non lo apro comunque. Vai. Attenzione. Potrebbe esserci l'occhio. Bene. Eccolo qua il nostro. Perfetto. Quindi vi conviene abbassare la difficoltà. Ora non so quanto possa essere difficile battere questo tizio, però in ogni caso con la mia dynamo sicuro a 20 è one shot, ma garantito. Forse non c'è neanche bisogno. Perché qui c'è un forziere che non riesco a prendere, una cosa incastrata nella roccia. Vabbè, chi se ne frega del forziere, tanto non ci troverei comunque nulla. Allora, in teoria adesso possiamo fare come abbiamo sempre fatto, ovvero possiamo direttamente uscire dal livello senza doverlo per forza completare. Attenzione, eccolo qua, infatti. Sembrava strano che era nella roccia. Allora, beh, esco giusto da questo posto qua per vedere dove ci fanno uscire. Ok, da qua. Bene. Torna all'accampamento, perché tanto l'occhio mi rimane. E quindi passiamo al secondo livello. Andiamo avanti con Palude Umidiccia, anche in questo caso. Abbasserò la difficoltà. E via. Siamo pronti per il nostro secondo occhio. Anche in questo caso, ragazzi, dovrebbe essere veramente molto vicino l'ingresso di questa nuova zona. Quindi penso di potervi lasciare tranquillamente questo pezzettino qui. Andiamoci in avanti. Sì, potrei mettere il mantello, quello lì, che mi permette di attraversare i nemici, ma comunque ok. Ecco, quando siete qua alla missione distruggi le pozioni, proseguite, andate verso nord-est. Non c'è bisogno di prendere i calderoni. Vediamo un pochettino se riusciamo a trovare l'ingresso. Potrebbe essere qua. Vediamo un po'. Eccoci, ok. Perfetto. Ora vi mostro anche la mappa, così non vi sbaglierete. E vabbè, allora. Ok. Mappa. Eccoci qua. Quindi anche qui veramente molto molto vicino all'inizio questo ingresso, quindi non dovrete faticare assolutamente. Distruggi le pozioni e poi prendete la strada che va verso nord, nord-est, quello che è. Allora, via, iniziamo anche qui, seguiamo il percorso. Poi, ah, si chiude. Stupido io. Non credevo ce ne fosse un altro. Oh, cavolo. Schippiamo tutto, tanto c'è qualcosa qui? Ah, no. Sì, ah, ok, perfetto. Non l'avevo visto. C'è una combinazione, ditemi di no. Mi sa di sì, invece. Ah, oh mio Dio. No. Lo so,
Sto facendo a caso, quindi è ovvio che sbaglio. Ti prego. No. Mamma mia. Non ne sto azzeccando uno. Qua. Questa è la combinazione giusta, se la volete copiare. Non chiedetemi perché è così, non chiedetemi dove eventualmente era segnata, ma va bene così. Andiamo avanti. Giù. Via. Ci sarà anche qua, parte un altro buco. Un boss, immagino. Piano piano. Allora, oh, sarà qua a sinistra o a destra? Si è chiuso, perfetto, allora... No, credevo fosse giusta la strada, invece a quanto pare no. Allora. Forse... Beh, può anche essere un buon posto per farmare roba, in effetti. Non in questo caso, visto la bassa difficoltà, ma in generale. Allora, proseguiamo di qua. Via mappa, non mi fastidio. Ecco. Questa zona qui è già non più complicata, perché non è... Ah, perfetto. Leggermente più lunga, mi sembra, almeno rispetto all'altra. Comunque, occhiolino preso. E direi che possiamo uscire, se ce lo consento. Vabbè, in realtà non devo neanche arrivare alla fine qui, però è giusto per così. Mio piacere. Via. Dove siamo? Qua. Perfetto. Direi che avete visto per bene tutta la strada. Posso ritornare all'accampamento verso il terzo occhietto. Terzo dungeon, pascoli di zucca. Stessa cosa. Abbassiamo e avviamo la missione. Allora, iniziamo. Bisogna arrivare fino a dove c'è quel gigantesco muro che penso ormai ve lo ricordiate abbastanza bene. Quindi andiamo un po' più avanti, non ci vorrà molto. Eccoci qua. Allora, prendiamo... Prima... devo liberare però. Prendiamo la strada qua. Quindi quella che ci indica in fin dei conti il GPS. Ma anziché seguire il GPS lassù in cima, o meglio in questo caso non so dov'è che ci manda, vabbè, quello che è, stiamo più verso sud-ovest e troverete, vedete, una strada secondaria. Proseguite. Proseguite ancora. Ah, qui sì. Perfetto. L'imboscata è da sventare per forza. Tiè. Fatto? No. C'è ancora qualcuno in vita? Preso. Ok. Continuiamo la nostra strada. Perfetto. Questo è l'ingresso per arrivare all'occhiolino. Come vedete anche qua ci sono i capitani di incursione. Possiamo farlo fuori, easy, ok. Andiamo avanti, ce ne sono tanti come vedete. Beh, li hanno aggiunti di proposito per difendere l'occhio, mi sembra evidente. Ok. Ah, ha aperto di qua. Confermo, ottimi posti per farmare. Sono tanti forzieri. Attiviamo questo, vediamo se si è aperto di sotto. Perfetto. Andiamo. Ci stiamo avvicinando, credo, perché ci sono questi cubi viola. Quadrettini viola. Ok, ciao amico.
occhietto vispo. E da qua si esce. Perfetto. Direi che si prendono piuttosto in modo semplice, perché sono molto vicini alle zone iniziali. In più, lo sapete bene, si può abbassare la difficoltà e quindi easy peasy. Ritorna all'accampamento e vai con il quarto occhietto. Come vedete siamo a 3 su 6, ce ne mancano altri 3, quindi Tempio del Deserto. Abbassiamo la difficoltà. E via. La zona che ci interessa in questo caso è un pochettino più lontano rispetto alle altre. Niente di preoccupante. Ok. Penso che ci siamo. Avete visto dove eravamo? Comunque vi ho lasciato tutta la strada per intero, quindi... Ah, ok. Comunque raggiungi la tomba. Perdonatemi, credevo fosse trova il tempio, ma invece no. È sempre in pratica la prima. La prima missione che... riceverete non appena entrerete in dungeon. Bene. Allora, proseguiamo in giù. Bella comunque questa zona, mi piace. No, perché? Ok. Via, ragnacci, mi bloccano. Vai, ok. Suppongo che io debba andare giù. Non so. C'è la trappola. Ahimè. Devo proseguire velocemente. Che strada tortuosa. Ah, sembra che la chiave. Molto bene. Spero che sia di qua. Il nemico. Arriviamo. Guardate quanto è fatta bene questa zona. Sono sicuro che al livello più alto, con una difficoltà quindi più alta,
Non siano proprio delle zone super easy. Ci siamo? Sì. Vai. Power of Dynamo, che ancora non è morta. Ci hanno solo indebolito un pochettino, ma niente di che. Eccoci. Perfetto. Non si può andare dritto, quindi dritto, quindi andiamo di qua. Oi. Le ragnatele dei... Sti cacchi di ranni mi danno un fastidio. Comunque ci siamo. Ciao. Bene. Ehi, attenzione. Armatura del guider. Bella tra l'altro, però peccato per il livello basso. Allora, vediamo se non è troppo complicato uscire da qui, altrimenti ritorno all'accampamento. Non è complicato. Ok, ci siamo. Bene. Questa era la strada per giungere al nostro quarto occhio. Quindi, let's go to the accampamento e andiamo verso il quinto occhio. Il nostro quinto occhio ci porta a Canyon Cacti. Ma naturalmente, una cosa che non vi ho specificato, non è che dovete andare nell'ordine in cui ho preso io gli occhi. Cioè, potete fare prima i livelli che vi pare. Canyon Cacti, selezioniamolo e abbassiamo la difficoltà e let's go. Ok, via. Mappa in overlay e iniziamo. Allora, qui dovrete semplicemente, come è successo anche per gli altri dungeon, seguire il GPS. Per cui iniziamo e proseguiamo cercando di schivare più nemici possibili. Eccoci qua, questa qui è la zona fondamentale perché questo bivio qui bisognerà girare a sinistra, quindi non proseguire verso dove ci dice il GPS. Andiamo giù e continuiamo qui, la strada è una, quindi non vi potrete sbagliare. Magari occhio giusto a non cadere. Eccoci qua. Allora, qui bisognerà prendere e trovare quindi un po' di chiavi. Intanto iniziamo con quella azzurra. Allora, entriamo di qua. Questa è zona inedita. Perfetto, sventiamo la minaccia, altrimenti poi ci daranno fastidio per la chiave, ma soprattutto c'è il cancello chiuso, quindi... Andiamo di qua, saliamo e ritorniamo nella stanza in cui eravamo prima. Dove c'era? Ho perso la chiave. Ho perso la chiave, dannazione. Non so, credo sia stata una trappola. Vabbè, dai. Perché? Oh, che succede? Ah, no, non ho capito. Boh. Questo toglieva la chiave, forse lo capirò dopo in fase di editing. Va bene, allora, usciamo. Tac, ok. Prima fatto. Di qua, giù. Di nuovo un'altra imboscata, un'altra chiave azzurra. Ok. Chiave. E andiamo. Questo è il mio amico. Ok. Perfetto. Allora, di qua. Porta. Quanti forzieri. Chiave gialla, arancione, quello che è. Torniamo nella stanza di prima con questa porta qua.
E andiamo ad aprire il cancello. Ok. Giù. Eccoci qua. Ci siamo quasi. No, non l'ho mai shottato, incredibile. Non avevo abbastanza dynamo. Vabbè. Ok. Quinto occhio preso. Come vedete, tantissimi, ma veramente tantissimi forzieri. Spingi. Vediamo cosa succede. Si aprirà qualcosa, una porta. Voglio solamente vedere dov'è l'uscita. Forse devo tornare indietro in realtà. Ah no, si è aperta questa parte di qua. Perfetto, eccoci all'esterno. Ottimo. Quinto occhiolino completato. Preso. Torniamo all'accampamento e si va verso il sesto, ovvero l'ultimo. L'ultimo occhiolino ce l'andremo a conquistare nelle sale di alto blocco. Quindi vai, selezione. Qui in questo caso si può abbassare solamente fino al grado 4, ma ce lo facciamo andare bene ed entriamo. Occhio perché almeno per me menano, anche se ho abbassato la difficoltà qui. Allora, qua la strada sarà leggermente più impervia, soprattutto i nemici meneranno di più rispetto a prima, quindi comunque devo fare attenzione. Allora, bisogna arrivare praticamente fino alla missione dei buffet, però poi non la dovremo comunque portare a termine. Allora, saliamo qui, no, ho sbagliato. Very good. Attenzione, ve l'ho detto. Ok, scendiamo. Di qua. Bisogna come prima cosa uscire da questa zona qui e andare all'esterno. Credo una delle imboscate più lunghe in assoluto. Allora, proseguiamo. Andiamocene di qua. È che ci siamo quasi all'esterno, se non altro. Eccoci nei giardini. Allora, andiamoci a prendere l'ingresso per i sotterranei, che si può prendere cliccando su questo pozzo qui. Perfetto. Da qua più che altro si farà prima, ecco. Abbassiamo la leva e andiamocene, svigniamocela. Via all'esterno. Ok. Allora, distruggi il buffet. Freghiamocene del buffet. Attenzione però agli chef. Proseguiamo di qua. Qui c'è la nostra zona. Via. Ok. Per abbassare questi cancelli bisognerà tirar giù le leve. Questa è la prima. E avanziamo. Tutte zone inedite queste. Attenzione. Leva. Dentro. Capriola. E imboscata. Ah. Abbiamo solo il nostro amico Enderman. Sì. Vai. Eccoci qua. Questa volta non sopravviverà. Bene. Attenzione. Balestra automatica. Occhiolino. Forzieri. Come se piovesse in queste nuove zone.
E vai, andiamo verso l'uscita. Se c'è, eccolo. Via, perfetto. Siamo esattamente, se riesco ad aprire magari la mappa, in giù. Ok. Beh, da qui in effetti si vede poco. Comunque tanto la strada ve l'ho lasciata. Usciamo magari ancora. Stiamo risalendo in superficie, diciamo. No, qua sto rigirando intorno. Forse di qua. Vabbè, comunque ragazzi, l'abbiamo fatto, eh. Sì, bisogna forse rifare il giro o magari c'era un'altra porta. Comunque chi se ne frega, direi. Ritorniamo all'accampamento perché il nostro occhiolino l'abbiamo preso, è quello che ci interessa, in effetti. Ok, andiamo verso la nostra roccaforte con i 6 occhietti in saccoccia. Eccola qui, la roccaforte. Allora, prima di entrare, vi voglio anche leggere velocemente la storia. Eccola qua, un portale dimenticato. Una roccaforte abbandonata da tempo è diventata improvvisamente brulicante di attività. Questo può significare solo una cosa. Qualcosa di inquietante si è risvegliato all'interno. Risolvi il mistero nascosto per trovare la strada da percorrere. Ok ragazzi, siamo pronti. Roccaforte. Teniamo questa volta la potenza giusta del nostro livello. Dark force conspires deep in the depths of this abandoned stronghold. As you enter these depths, you start to feel as if the very void itself is watching. But now that you've begun, you must follow this path to the end, no matter where it leads. Ma eccoci qua. Allora, trova il portale dell'end. Della fine. La fine, ragazzi. Ok. Allora, io qui ero arrivato al portale, chiaramente, ma... devo stare attento perché adesso i nemici sono ben più forti di prima. Quindi con calma me la gioco. Senza strafare. Ok. Via. Ci sono più zone, come vedrete tra un istante, che richiedono gli occhi, non soltanto il portale. E adesso sto provando ad andare, ecco, in una di quelle. Torna alla campagna. Ah, perfetto. Ok, non ci servono gli occhi in questo caso. Bisogna andare allora direttamente al portale. Oh cavolo, non posso speedrunnare qui. Cosa sto facendo? Facciamo così. Ok, devo andare direttamente al portale e forse dopo si sbloccheranno queste porte. È probabile. Magari sono proprio quei dungeon che appariranno in quella zona che vi ho fatto vedere all'inizio, dove c'era scritto bloccata, eccetera. Allora, non è qui, chiaramente il portale è di qua. E devo andare piano. Tra l'altro ormai questa build lascia desiderare, perché la dynamo che si resetta ogni volta non è inutile, perché comunque gli scontri con i boss one shot sempre. Però il fatto che non possa spammare dynamo 20 se non altro di continuo è un po' pesa. Un po' pesa. E questa armatura e anche poca sopravvivenza, perché non è incentrata su quello, ma vabbè, comunque. Allora, andiamo di qua. No? No? Devo far fuori questi? Cosa volete? Ah, c'è il tasto qui. Non l'avevo visto. Ok. Questi mi sa che continuano a piovere dal cielo all'infinito. Ma cosa sono, tra l'altro? Oh. Sembrano delle larve. Posiziona gli occhi e andiamo. Via, saltiamo. Eccoli. Gli animaletti. Ne abbiamo una da compagnia. Facciamoli secchi tutti così. Poi siamo a posto. C'è un altro qua. Sta fermo. Bene. E... investigate. Non so se è in inglese. Cioè investigate. Investighiamo.
Wow, non mi aspettavo un filmato. Viaggia fino all'End. Confermi? Confermo. Sì, ok ragazzi, siamo entrati all'interno del dungeon che faremo domani. Vi ho anche tolto il filmato perché non è il caso, ve lo metto direttamente nel video di domani. Beh, direi che questo video introduttivo barra guida si può concludere qua. Andiamo solamente a vedere la mappa, come l'hanno sistemata, ma tanto sarà quella zona lì con il primo dungeon sbloccato, quindi effettivamente adesso inizia Echoing Void. Beh, no, in realtà è già iniziato, ma non abbiamo visto nessun dungeon nuovo, questo intendevo. Allora, dai accampamento, su. Eccoci. Seleziona missione. Andiamo in altre dimensioni. Eccoci qua. Come vedete abbiamo sbloccato la prima. Terre selvagge dell'End. Dovrebbero esserci tre livelli qua. Uno. Due. Dove ci sarà il boss finale di tutto, ragazzi. Non vedo l'ora di vedere chi e cosa sarà. E forse un altro sarà segreto da sbloccare. Vabbè, lo vedremo poi, non c'è fretta per il momento. Ok, per questo primo video su Echoing Void è tutto. Mi raccomando, spolliciate, commentate, iscrivetevi, attivate la campanellina. Tutti i contenuti tra cui il messaggio li trovate qua sotto nella descrizione. Noi, come sempre, ci rivediamo al prossimo video. Ciao!